I folletti sono le figure mitiche più conosciute d'Irlanda. Sono diventati simboli culturali e sono spesso associati al folklore, alla magia e, naturalmente, alla pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno. L'aspetto dei folletti si è evoluto nel corso dei secoli, fino a diventare quello che conosciamo oggi, con abiti verdi, cappelli a tesa larga, scarpe con le fibbie e barbe rosse. L'origine dei folletti risale alla mitologia celtica e alle leggende irlandesi. Si ritiene che siano i discendenti dei Tuatha De Danann, un'antica e soprannaturale razza di dei ed eroi irlandesi. Prima della crescita dell'influenza cristiana in Irlanda, i folletti erano visti in modo diverso da come li conosciamo oggi. Erano conosciuti come Luco Pine, piccole creature simili a fate ed elfi. Ma dopo l'espansione del cristianesimo in Irlanda, queste creature furono modificate e divennero i folletti di oggi. I folletti sono noti come creature maliziose e astute. Sono solitari e passano gran parte del loro tempo a fare scarpe e a proteggere tesori. Nell'Irlanda medievale, l'arte calzaturiera era simbolicamente associata alla prosperità e alla fortuna, poiché una buona scarpa era essenziale per un viaggio di successo. Trovare un folletto poteva essere un segno di buona fortuna, perché poteva esaudire i desideri o rivelare dove si trovava la preziosa pentola d'oro. Ma dopo averla trovata, non bisogna mai perderla di vista, altrimenti sparirà e la persona rimarrà senza nulla. Una delle leggende irlandesi più conosciute sui folletti è che la pentola d'oro si trovi alla fine dell'arcobaleno. Questa leggenda affascinante ha alimentato l'immaginazione di generazioni e incarna la ricerca della ricchezza e della felicità. I folletti sono diventati icone culturali e uno dei principali simboli del folklore irlandese, comparendo in film, libri, giochi e programmi televisivi. Sono anche associati al giorno di San Patrizio, una festa irlandese celebrata ogni anno il 17 marzo in onore del santo patrono dell'Irlanda. Ma nella maggior parte dei festeggiamenti, i leprechaun sono al centro dell'attenzione.